Guardate un uomo con il pigiama senza buchi che tira su le serrande. Come chi l'ha detto? Dai, Omar, non è veramente! No, non ce la può fare, ragazzi, non ce la può fare. Qui abbiamo il piccolo microbo. Anche tu vuoi andare fuori? Guarda, guarda. Benvenuti al manicomio. Ah no, hai cambiato idea, prendi le palline? Ah no, prendi le palline per buttarle fuori. Ah, va bene. No, Lisa piace uscire di là in cucina, qua non gli piace uscire. Che bella quella pallina! Bene. Andiamo a preparare la colazione. Sì, la colazione. La vuoi la bruscina? Eh? Dove vai? Sembri ubriaca. Amore, la prendo io. Guardate, le manate ad altezza angelica ormai. Papà! Queste non sono altezza Angelica, queste sono altezza tua. Sì, è vero. Questo frigo è impossibile, ragazzi. Allora lei si prende. Dai, io preparo No, tu non. cose. Cosa? No, no, non toccare la macchinetta che non voglio di togliere il caffè da ovunque. Mi sa che ho preso un po' male le misure. Facciamo che serve una tazza un pochino più grande, forse. Cosa c'è, amore? Ciao ciao! E qual è la tua bruscina? Buona? Teniamo cappelloni. Cappellona. Mi fa volere ancora schiumetta. Tu ne hai tanta, la puoi distribuire a tutti. Buona? Che bontà! No, che Angelica! Ti vai a lavare, per favore? Se lo dice lui. Ehi! Com'è che fa Angelica? Ok, io fai questo buco. Allora, buongiorno, io mi sono appena boccolata e fra poco mi sboccolo perché sapete che appena fatti i capelli sono molto ricci e poi dopo vanno giù. Allora, stamattina dobbiamo procedere con i lavori, oggi no, stamattina dobbiamo procedere con i lavori in camera da letto, ovvero la messa del battiscopa e del lampadario. Però appunto abbiamo fatto colazione, adesso usciamo un attimo per andare da Leroy Merlin a prendere proprio le ultime cose che Oma non è riuscito a prendere in settimana perché ha sempre fatto tardi e poi ce n'era sempre una, anche se non faceva tardi, avevamo altre cose di cui occuparci, per cui non è riuscita a passare, ecco, grosso modo. E quindi niente, così poi non appena sarà pronta. Ve la faccio vedere perché mi state chiedendo in tante di vederla. E adesso vado a preparare questa piccoletta, dato che io sono pronta in teoria. Sempre se non mi sporca tutto, come accade sempre all'ultimo minuto. Ma cosa? Cosa c'è? Cosa c'è? È la mano, vero? Dove andiamo? Vabbè, comunque, così poi ci avviamo, altrimenti poi non ce la facciamo con i tempi. Abbiamo comprato questa bimba. Se non è brava la riportiamo indietro. Vero? È vero? Cosa, mamma mia? Cos'è? Oh!
piace? Sì? Attenta. Oh, che roba, è proprio randagia. Una bimbetta randagia. Oh, le luci. Oh. Ragazzi, arrivati a casa. Ho acceso il forno perché oggi è giornata incubo, nel senso che abbiamo un miliardo di cose da fare, quindi non ho voglia di cucinare, non ho neanche il tempo di cucinare, tra l'altro. Ho appena svuotato la lavastoviglie e messo le cose che erano sporche dentro, che prima erano nel lavandino. Adesso Omar ha ritirato lo stendino fuori, perché dopo pranzo inizierà a tagliare il battiscopa. Vieni amore, mettilo qua. E quindi appunto farà polvere, quindi adesso sta ritirando tutti i panni. Intanto ha montato il cavalletto, praticamente lì si appoggia per tagliare bene il battiscopa, e io devo andare a fare 800.000 cose di là, perché adesso lui mi ha piegato i panni, però io devo andare a metterli di là e ce ne sono tantissimi, abbiamo tutto il tavolo strapieno. Comunque metto a cucinare queste pizze qua. Si chiama armadio design. Questo tavolo, questo è un tavolo, è un armadio adesso. Oh mio Dio, ragazzi, devo andare via. Quella testa è già, era già un po' tocco di cervello, ma adesso è peggiorato. Comunque, queste pizze qua di Eurospin, che ieri erano in promozione, e vado a metterci al di sopra questo formaggio qua filante, che è buonissimo. È una croce per me. Se non ci fosse questo formaggio io peserei qualche chilo in meno sicuramente, perché è veramente buonissimo anche da mangiare così senza niente. Comunque vado a rinforzare le pizze con questo formaggio. Adesso mia figlia, ho messo due cucchiai e ecco. No, amore! Erano quelli della colazione di stamattina, tre cucchiaini e è andato a togliermi tutto. Adesso acchiappo la bimba, la cambio, metto a posto le cose, intanto rinforzo le pizze e le metto a cucinare. Rinforzo fatto, adesso metto il tutto in forno, poi vi faccio vedere come viene bella bella rinforzata dopo che la mozzarella ovviamente si sarà sciolta. Voilà, ecco qua, guardate che belle invitanti. Ecco, invitante era il termine che non mi veniva in mente prima. Buonissime veramente, buon appetito a noi. Oggi pranzo super veloce perché poi io vado via con Angelica. Comunque, allora, Omar sta per l'ennesima volta svuotando la camera da letto e si è appena buttato. Omar! Sta svuotando il letto! Prima mi ha detto, ti ricordi quando una volta il sabato pomeriggio andavamo a dormire, la domenica pomeriggio andavamo a dormire dopo essere usciti al mattino? E gli ho detto, hai voluto una figlia e una casa nuova? Bene, adesso pedala. Mamma mia, ragazzi, che bei ricordi quelli di una volta. Comunque, come vi stavo dicendo prima, siccome adesso lui dovrà tagliare, Angelica ha paura del taglio del flessibile, e quindi adesso andiamo da mia mamma, stiamo un po' lì finché Omar appunto taglia il battiscopa. E adesso io dovrei finire di lavare tutti i bidoncini della differenziata, però ne ho lavati soltanto uno. Avrei dovuto lavare anche quello dell'umido, visto che è andato adesso a buttarlo, però non faccio in tempo. Rimando la cosa, perché solitamente ogni volta che buttiamo via, togliamo il sacchetto praticamente ogni due giorni quasi, dipende poi, vado a lavare tutto il bidoncino perché altrimenti poi iniziamo a mandare odori essendo in casa ovviamente. E niente, dai, ci portiamo avanti, così fra pochissimo vi faccio vedere la nostra nuova camera da letto. Adesso vado a finire ancora qualcosina, faccio partire una lavatrice perché altrimenti poi domani non ce la facciamo con i tempi, più che altro di tutte le cose del lavoro di Omar. Guardate, quello è il nostro armadio momentaneo, l'appendiabiti di Ikea. E poi ci avviamo con Angelica. Buonasera! Sono le 9 passate, siamo rientrati adesso, perché praticamente oggi io e Angelica siamo andati dalla nonna e poi mia mamma mi ha detto, ma dai, fermatevi qua a cena perché è tanto che non ci vedevamo. E quindi c'è cioè anche con mio padre, con mia sorella, e quindi praticamente sono ritornata a prendere Omar qui a casa, l'ho aspettato fuori e quindi siamo andati a cena lì e siamo rientrati adesso.
pazienza, ma lei, allora, devi imparare le pubblicità. Non ha pazienza della pubblicità. La pubblicità in TV. Comunque, ragazzi, ho visto la camera e mi piace tantissimo. Diciamo che nel prossimo video, sono forse, probabilmente, ve la faccio vedere. L'unica cosa che ho fatto un po' una cavolata, nel senso, vabbè, però è risolvibilissima. Nel senso che oggi, anziché comprare lo stucco bianco per andare a rifinire la parte superiore del battiscopa, ha comprato quello grigio. Così niente, dobbiamo ritornare da Laura Merlin, faremo il reso e prenderemo quello bianco. Quindi in pratica il battiscopa l'ho messo tutto, l'unica cosa che non è stato rifinito nella parte superiore, però appunto lo farà domani, tanto è una cosa velocissima perché deve solo mettere lo stucco nella parte superiore e cioè è a posto. E comunque fa effetto, ho messo su anche il lampadario, la luce è perfetta, almeno una stanza con la luce decente. Lì poi metteremo anche al di sopra del comò una bella lampada, così almeno magari non stiamo ad accendere ogni volta tutto, anche di notte quando lei si sveglia accendiamo le lampade sopra il comodino o la lampada sopra il comò. Comunque mi piace tantissimo, vi giuro che è proprio un bel effetto, anche il lampadario. Sinceramente ieri non mi convince. Cosa stai facendo? Ho usato tua figlia col libro. Ah! Pensavo che fosse che prima di uscire ho dovuto mangiare. Ma lei si dimentica che ha già mangiato. Vorrebbe rimangiare ogni ora, Lisa. Comunque vi stavo dicendo che ieri il lampadario non lo so. Me lo aspettavo più bello, nel senso che quando l'ho tirato fuori sono rimasta un po' così. No, è bello. Però adesso montato, in effetti fa l'effetto che mi aspettavo. È stupendo, veramente. Veramente molto contenta. Dai, vieni che iniziare ad abbracciare, vieni. Basta. No, basta. Lisa parla continuamente. Fai cara, Lisa. Dio, basta, Lisa, quella pappa l'hai già fatta, La tua amichetta Lisa, fai cara. Oh, le vuoi bene, Lisa? Sei andata. Vieni, vieni. Mamma. No, ritorna lì. Eh sì, perché non deve fare. Non te la do la pampa, l'hai già fatta. Deve fare il gattino anche lei. Ti ricordi quella del cara Lisa? Che più di due al giorno non ne puoi mangiare. No, non può, lei mangerebbe ogni ora, ma ovviamente non può. Fai Angelica che si vuole appoggiare addosso a lei, ma se ne va. Ah, vedi che gattona per essere in linea. Vieni, guarda quei codini, che brutta fine hanno fatto questi codini. Dove andiamo? Comunque ragazzi, ce l'ho fatta, nel senso che oggi ho comprato finalmente il benedetto comò da mettere in camera da letto. Sì, allora praticamente io ho fatto il carrello, l'ho inserito nel carrello per vedere la cifra definitiva con le spese di spedizione incluse, perché in base a dove sceglievi di fartelo consegnare le spese di spedizione variavano. E praticamente c'erano varie modalità, vari tipi di corrieri, potevi scegliere un luogo apposta dove fartelo consegnare che fosse un punto del corriere in pratica, però insomma c'erano varie possibilità di scelta con vari importi. Io ho scelto spedizione standard in 5-6 giorni mi pare, adesso non mi ricordo, vabbè. E che c'è? Stanno facendo quelle due. Stanno litigando per leggere il libro delle favole. Ah, stanno leggendo il libro di Angelica. Comunque loro giocano quando fanno così. Non hanno mai litigato veramente. Sono due lottatrici di sumo. Lisa, la prima Lisa è sempre stata così. È sempre stata quella sotto. Perché non ha voglia di far niente. Lei una voglia, lei boh, ci sta al gioco. Adesso si distra. Sì, lei si gira su se stessa, però più di tanto non fa. Ma Lisa è bravissima. No, Lisa è brava, è vero. È un po' rompina perché parla continuamente, però è proprio brava, proprio tanto paziente anche con Angelica. Lisa, devo fare un po' di dieta però. L'altro giorno c'era una cimice, non so se anche da voi ce ne sono, ma
in questi giorni ce ne sono parecchie qua. E praticamente sta cimice faceva su e giù e lei era pancia in su e cercava di prenderla così con la zampetta, al massimo alzava solo la zampetta. Quando erano giovani facevano una strada. Sì, quando erano giovani ne prendevano tantissime. Adesso sono un po' non anzianotte, però insomma non sono più... Ho smesso di giocare. Non sono più comunque cucciole, ecco. Comunque vi stavo dicendo che ho provato a fare il carrello per vedere l'importo definitivo e mi chiedeva poi ovviamente di inserire la carta di credito, solo che ero con lei sul letto a casa di mia mamma e non avevo voglia di alzarmi, quindi mi sono detta vabbè, inserisco dopo i dati della carta di credito, perché comunque non avevo voglia sinceramente e tanto cosa cambia. Alla fine, due secondi dopo mi telefona lui, mi fa: hai comprato il comò? Io ho detto: ma come fai a saperlo? Perché praticamente il venditore ha visto che io ho fatto questo carrello, ma non ho concluso il pagamento. Quindi ha chiamato lui perché ho messo i dati di consegna dove lavora Omar, perché sarà bello voluminoso, quindi poi se ne occupa lui di portarlo a casa, con il numero di telefono di Omar. E niente, praticamente, cioè, se io avessi voluto fare un regalo, vabbè, lo avrebbe scoperto il giorno della consegna lì, però... No, mi chiedo, avete comprato, mi conferma l'acquisto di un comò? Lui non sapeva niente. Dove faccio? Forse è mia moglie. No, perché vorrei essere sicuro se è che lo prendete o è un carrello così che mi tenete l'articolo bloccato. Ma è capitata una roba del genere, sinceramente, è la prima volta che compro da questo sito. Comunque adesso lo tengo sotto occhio. Volevano un po' di articoli, sì, penso di sì, volevano sapere se avessi completato l'acquisto, però sì, alla fine sì. E niente, ce l'ho fatta, ho superato questa fase che era molto difficile da superare perché, ahimè, ha il suo costo, però alla fine siamo sempre lì, lo compri una volta e non lo compri più. E niente, dai. Si spera. No, vabbè, però comunque, conta che l'altro quanti anni ci è durato? 7 anni. Sì. Siamo stati lì 9 anni, 7 anni tutti è durato. Ed è ancora lì, perché ci sono i miei genitori ed è ancora lì, quindi, cioè. E niente, e comunque l'ho preso, ce l'ho fatta, ho superato il tutto, così completiamo questa camera e la prossima sarà la cameretta di Angelica. Allora, preparo il latte ad Angelica, che è già di là nel letto col papà. Non so se avete sentito la mia spalla che ha scrocchiato, come sempre, come vi ho detto nell'altro video che è andato online questa sera, siamo ritornati al latte in polvere, quello apposta per i bimbi, perché ultimamente non digeriva più il latte vero e proprio. E adesso appunto io lo preparo, così... Poi si mette a nanna, stasera abbiamo fatto lo strappo alla regola, nel senso che in settimana va a dormire molto prima, solo che... Aspetta che non trovo il cane. Il coperchio. Però c'era... Cioè, era glaciale, che a lei piace tanto, e quindi l'abbiamo fatto vedere, ma tanto è quasi finito, così. Mi metto a preparare il latte, aspettate che prendo l'acqua, arrivo subito. Ok, ho già messo su il pentolino con l'acqua, adesso vado a inserire i misurini. Comunque, come vi stavo dicendo, questa sera è andato online un video e sabato sera in realtà l'ho pubblicato per sbaglio, nel senso che solitamente io il sabato non metto mai video online, però l'ho programmato e per abitudine l'ho messo già per stasera. E comunque niente, eravamo appunto a casa dei miei. E niente, ho trovato tutta una serie di commenti, ovviamente poco carini, dove praticamente mi viene detto che ho un viso troppo scavato, che sono troppo magra, che sono brutta, che sto male. Praticamente da quando vi ho detto che sono dimagrita, questa è un'abitudine, questo genere di commenti sotto i miei video, che mi devo curare di più perché...
noi mamme ci sottovalutiamo, ci mettiamo, no, ci sottovalutiamo, scusate, noi mamme ci mettiamo da parte, non ce ne rendiamo conto. Era semplicemente il volto di una mamma stanca, di una mamma che deve occuparsi contemporaneamente della propria bimba, della casa e del proprio lavoro. Perché, come sapete, io ho tentato di mettere Angelica al nido, ma ci è andata male e non ci sono riuscita, e quindi mi devo arrangiare da sola, non posso contare sull'aiuto di nessuno, ahimè. E quindi era semplicemente una giornata dove, rispetto ad altre, sentivo un pochino più di stanchezza addosso. La gente non è per niente comprensiva, loro vogliono vedere la tua vita vera, però allo stesso tempo la criticano perché gli dà fastidio quando magari ti vedono un po' sottotono, sono subito lì pronte a cercare il pelo nell'uovo, a diciamo riprenderti. No, era semplicemente una giornata, quella di ieri, particolarmente stancante. Poi ricordo sempre che non sto vivendo, non stiamo attraversando un bel periodo per vari motivi, no, non per vari motivi, per uno solo comunque, e quindi non è che uno può essere sempre al 100% felice e sorridente. Mi vedete tutti i giorni, mi vedete nei miei momenti belli e nei miei momenti brutti, anche se io nei momenti brutti cerco sempre di essere sorridente, di non buttarmi giù, insomma, cerco sempre di tirare avanti come posso. Solo che anziché guardare il video, la gente si deve focalizzare su quanto pesi, sul fatto che sei brutta se dimagrisci, ma sei anche brutta se ingrassi. Ricordo che quando avevo iniziato a prendere peso, avevo un sacco di commenti da parte di gente che mi diceva quanto facessi schifo, perché mi abbuffavo, a detta loro, tutto il giorno, e quindi dovevo darmi una regolata, mi dovevo tenere, perché come donna non era bello prendere peso. Come fai, fai, non vai mai bene, ma poi soprattutto siamo sempre lì, i commenti delle donne. Comunque, tutte persone che ho bloccato. Poi vorrei dire anche alla signora che mi ha scritto che anche lei al mattino si prepara, si sistema, però non riesce a capire come io possa essere già truccata quando alle 7 di mattina c'è ancora tutta la casa da sistemare. Allora, io mi trucco dopo che in realtà ho sistemato casa la maggior parte delle volte, solo che la prima cosa che faccio è sicuramente tirare sulla serranda e farmi il caffè. Poi a volte vi saluto, infatti sono senza trucco, ancora in pigiama, altre volte mi vedete poi già preparata, vestita, truccata, ma in realtà io nel mezzo tra il caffè e il farmi vedere da voi vestita e truccata ho già rassettato e pulito. Cerco sempre di lasciare la casa pulita la sera prima di andare a letto, e di giorno veramente poco da fare. Poi contate che se la bambina dorme non mi metto ad accendere l'aspirapolvere. Cerco di lavare il bagno, ecco, fare quelle piccole cose che sono molto veloci, non ho un granché da sistemare, anche perché di giorno, essendo da sola con la bambina, io devo lavorare, quindi non posso dedicarmi anche a fare le pulizie profonde. Che altro volevo dirvi? Tante volte esco, quindi per quello che sono già truccata, ma non riesco a capire perché questo fatto di essere truccata disturbi così tanto le persone. Perché mi devo giustificare se a me piace truccarmi? Se lo faccio perché è un momento che dedico a me stessa, dal momento che sono una mamma, corro tutto il giorno, è il momento del trucco, è l'unico momento in cui io mi coccolo un po', mi rilasso, cioè mi dedico un po' a me stessa, ritaglio del tempo per me stessa. Perché c'è questo grande interrogativo, come se facessi chissà che cosa? Non lo riesco a capire questo dubbio, ecco, questo interrogativo delle persone. Tra l'altro, comunque, dopo aver finito le pulizie, io appunto mi trucco, perché se mia figlia poi si sveglia non me lo fa più fare in pace, perché vuole stare dietro, vuole venirmi dietro, quindi tante volte in bagno poi inizia a combinarne di ogni con il gabinetto, butta tutte le cose dentro, quindi io dopo che ho fatto le mie cose mi do una truccata veloce, perché altrimenti poi non potrei più farlo in tranquillità e sarebbe difficile per me.
Quindi dormite serene, dormite tranquille, tanto vi ho bloccato, quindi non vi leggo più, ma guardate il video, guardate gli spunti che una persona vi può dare, se vi piacciono ovviamente, fatevi due risate se il contenuto del video è allegro, riflettete se il contenuto del video riguarda un argomento serio, si affrontano temi di un certo tipo, non badate sempre solo a dire agli altri che fanno schifo o a basarvi sull'aspetto fisico, o comunque a dire ma perché non riesco a capire, anch'io mi pettino il mattino e mi lavo ma non riesco a capire come fai a essere già truccata se alle 7 di mattina c'è ancora tutta la casa da sistemare. In realtà no, perché casa mia è già sistemata, vado a dormire molto tardi alla sera proprio perché cerco di portarmi avanti e al mattino ho poco da fare. Con questo vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, un bacio grande. Mua!